Lezio Divina, domenica 9 aprile 2023. Lettura dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo. Non era per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Il capitolo 20 di Giovanni è un testo abbastanza frammentario, in cui risulta evidente che il redattore è intervenuto più volte per evidenziare alcuni temi e per unire i vari testi ricevuti dalle fonti precedenti, almeno tre racconti. Nel giorno dopo il sabato è il primo giorno della settimana ed eredita in ambito cristiano la grande sacralità del sabato ebraico. Per i cristiani è il primo giorno della nuova settimana, l'inizio del nuovo tempo, il giorno memoriale della risurrezione, chiamato giorno del Signore. L'Evangelista adotta qui un'espressione che è già tradizionale per i cristiani ed è la più antica di quella divenuta in seguito caratteristica della prima evangelizzazione, il terzo giorno. Maria di Magdala è la stessa donna già presente ai piedi della croce con le altre. Qui sembrerebbe sola, ma la frase del versetto «non sappiamo» rivela che il racconto originario sul quale l'Evangelista ha lavorato narrava di più donne, al pari degli altri Vangeli. Diversamente, rispetto ai sinottici, inoltre, non si specifica il motivo della sua visita al sepolcro, visto che è stato riferito che le operazioni di sepoltura erano già state completate. Forse l'unica cosa che manca è il lamento funebre. Comunque, il quarto evangelista riduce al minimo la narrazione della scoperta del sepolcro vuoto per puntare l'attenzione dei lettori sul resto. Di buon mattino, quando ancora era buio. Marco parla in modo diverso, ma da entrambi si comprende che si tratta delle primissime ore del mattino, quando la luce è molto tenue e ancora livida. Forse Giovanni sottolinea la mancanza di luce per evidenziare il contrasto simbolico fra tenebre, mancanza di fede e luce e accoglienza del Vangelo della risurrezione. La pietra era stata ribaltata dal sepolcro. La parola greca è generica. La pietra era stata tolta o rimossa. Il verbo togliere ci rimanda a Giovanni. Il Battista indicava come Gesù l'agnello che toglie il peccato del mondo. Forse l'Evangelista vuole richiamare il fatto che questa pietra tolta, sbalzata via dal sepolcro, è il segno materiale che la morte e il peccato sono stati tolti dalla risurrezione di Gesù. Corse allora e andò da Pietro e dall'altro discepolo. La Maddalena corre da coloro che condividono con lei l'amore per Gesù e la sofferenza per la sua morte atroce, ora accresciuto da questa scoperta.
si reca da loro, forse perché erano gli unici che non erano fuggiti con gli altri e si erano tenuti in contatto fra loro. Vuole almeno condividere con loro l'ulteriore dolore per l'oltraggio al cadavere. Notiamo come Pietro, il discepolo amato, e Maddalena si caratterizzano per l'amore speciale che li lega a Gesù. È proprio l'amore, specie se ricambiato, che rende capaci di intuire la presenza della persona amata. L'altro discepolo, quello che Gesù amava, è un personaggio che compare solo in questo Vangelo e solo nel capitolo 13, quando mostra una grande intimità con Gesù e anche una profonda intesa con Pietro. Compare in tutti i momenti decisivi della passione e della risurrezione di Gesù, ma rimane anonimo e sulla sua identità sono state fatte ipotesi abbastanza varie. Probabilmente si tratta del discepolo anonimo del Battista, che segue Gesù assieme ad Andrea. Poiché il quarto Vangelo non parla mai dell'Apostolo Giovanni e considerando che questo Vangelo riporta spesso particolari evidentemente risalenti a un testimone oculare, il discepolo è stato identificato con l'Apostolo Giovanni. Il quarto Vangelo gli è stato sempre attribuito, anche se egli non l'ha composto materialmente, bensì è all'origine della tradizione particolare cui risale questo Vangelo e gli altri scritti attribuiti a Giovanni. Ciò spiega anche come egli sia il personaggio alquanto idealizzato, quello che Gesù amava. È evidente un'aggiunta dovuta non all'Apostolo, che non avrebbe osato vantare tanta confidenza col Signore, ma ai suoi discepoli, che hanno scritto materialmente il Vangelo e hanno coniato questa espressione riflettendo sull'evidente amore privilegiato che intercorre fra Gesù e questo discepolo. Laddove si usa l'espressione più semplice, l'altro discepolo o il discepolo, è mancata dunque l'aggiunta dei redattori. Hanno portato via il Signore dal sepolcro. Queste parole, che ricorrono anche in seguito, rivelano che Maria teme uno dei furti di cadavere che avvenivano spesso all'epoca, tanto da costringere l'imperatore romano a emanare severi decreti per arginare il fenomeno. A questa stessa possibilità ricorrono in Matteo i capi dei sacerdoti per diffondere discredizio sull'evento della risurrezione di Gesù ed eventualmente giustificare il mancato intervento dei soldati posti a guardia del sepolcro. Il Signore, il titolo di Signore implica il riconoscimento della divinità ed evoca l'onnipotenza divina. Era perciò utilizzato dai cristiani per Gesù risorto. Il quarto evangelista infatti lo riserva ai soli racconti pasquali. Non sappiamo dove l'hanno posto. La frase rimanda a quanto successe a Mosè, il cui luogo di sepoltura era sconosciuto. Un altro probabile rimando implicito alle stesse parole di Gesù sull'impossibilità di conoscere il luogo dove si sarebbe recato. Correvano insieme, ma l'altro giunse per primo, ma non entrò. La corsa rivela l'ansia che vivono questi discepoli. Il fermarsi dell'altro discepolo è più che un gesto di cortesia o di rispetto verso un anziano. È riconoscimento tacito e pacifico della sua semplicità, della preminenza di Pietro all'interno del gruppo apostolico, sebbene questa non vada enfatizzata. È dunque un segno di comunione. Questo gesto potrebbe anche essere un artificio letterario per spostare l'evento della fede nella risurrezione al momento successivo e culminante del racconto. Le bende per terra e il sudario.
piegato in un luogo a parte. Già l'altro discepolo, pur senza entrare, ne aveva visto qualcosa. Pietro, varcando la soglia del sepolcro, scopre la prova che non vi era stato alcun furto del cadavere. Nessun ladro avrebbe perso tempo a sbendare il cadavere, distendere ordinatamente le fasce e il lenzuolo. Per terra potrebbe essere stato tradotto meglio con stese o adagiate sul piano, e anche arrotolate, a parte il sudario. L'operazione sarebbe stata complicata anche dal fatto che gli oli con cui era stato unto quel corpo, specialmente la mirra, agivano quasi come un collante, facendo aderire perfettamente e saldamente il lenzuolo al corpo, quasi come avveniva per le mummie. Il sudario, inoltre, è piegato. Il verbo greco vuol dire anche arrotolato, oppure indicare che quel drappo di stoffa leggera aveva conservato in gran parte le forme del volto sul quale era stato posto, quasi come una maschera mortuaria. Le bende sono le stesse citate in Giovanni. Nel sepolcro tutto risulta in ordine, anche se manca il corpo di Gesù e Pietro riesce a vedere bene all'interno, perché il giorno sta salendo. A differenza di Lazzaro, dunque, il Cristo è risorto abbandonando del tutto il proprio corredo funerario. I commentatori antichi fanno notare che infatti Lazzaro dovette poi usare quelle bende per la propria definitiva sepoltura, mentre il Cristo non aveva più alcun bisogno di esse, non dovendo mai più morire. Pietro vide, l'altro discepolo vide e credette. Anche Maria all'inizio del racconto aveva visto. Nonostante la versione italiana traduca tutto con lo stesso verbo, il testo originale ne usa tre diversi, lasciandoci intendere un accrescimento della profondità spirituale di questo vedere, che infatti culmina con la fede e dell'altro discepolo. Il discepolo anonimo, di certo, non ha visto nulla di diverso da quanto aveva già osservato Pietro. Forse egli interpreta ciò che vede diversamente dagli altri, anche per la particolare sintonia d'amore che aveva avuto con Gesù. Tuttavia, come indicato dal tempo del verbo greco, la sua è una fede ancora solo iniziale, tanto che egli non trova il modo di condividerla con Maria o Pietro o alcun altro dei discepoli. Per il quarto evangelista, tuttavia, il binomio vedere e credere è molto significativo ed è riferito esclusivamente alla fede nella resurrezione del Signore, perché era impossibile credere davvero prima che il Signore fosse morto e risorto. Il binomio visione-fede quindi caratterizza tutto questo capitolo e il discepolo amato è presentato come un modello di fede che riesce a comprendere la verità di Dio attraverso gli avvenimenti materiali. Non avevamo infatti ancora compreso la scrittura, si riferisce evidentemente a tutti quegli altri discepoli. Anche per coloro che avevano vissuto accanto a Gesù, dunque, è stato difficile credere in Lui. E per loro, come per noi, l'unica porta che ci permette di varcare la soglia della fede autentica è la conoscenza della Scrittura, alla luce dei fatti della risurrezione. Mm-hmm.